Buongiorno, sono Marco Bertelleni, sono enologo direttore tecnico della Monsupello dal 2006. Oggi siamo a fare un'escursione nei nostri vigneti. Questo è uno dei vigneti più vecchi che abbiamo, dagli anni 80 di Barbera, vigneto Pivena, ed era il vigneto della curia della chiesa che proprio fa da sfondo il santuario di Torricella Verzate, che è anche rappresentato nello stemma del casato e nell'etichetta dei vini di Monsupello. E da sfondo fa la pianura fino a vedere Milano. Abbiamo 50 ettari vitati, tutto allevamento Guyot, tutto inerbito. Prevalentemente abbiamo vino nero, una percentuale importante anche di Chardonnay e poi uve territoriali, quindi Barbera, Croatina e Riesling Renano, sul quale stiamo puntando tanto. Adesso oggi stiamo facendo la catasta del rosé, stiamo facendo il tiraggio al rosé metodo classico e quindi sta programmata catasta di 10 ore di lavoro. Questa è la nostra cuve, ogni settimana di lavoro facciamo un piede cuve di lievito, dove si fa poi ogni mattina di lavoro si fa poi l'aggiunta della massa che andiamo a tirare. Siamo a oltre 100 milioni di cellule di lievito e la densità e il colore proprio la concentrazione di lievito. Buongiorno a tutti, sono Laura Boatti, ci troviamo nella nostra azienda Monsupello. Io rappresento insieme a Pierangelo la quarta generazione dopo il lavoro di Carla e Carlo, e chi lo sa nel futuro se Carlotta ci aiuterà in questo fantastico progetto. Oltre ad occuparmi di quello che è l'attività più aziendale, io sono innamorata folle del mondo dell'arte, rappresentato soprattutto dal tango ma non solo. E quindi cerco di apportare un completamento e a quello che mi è stato insegnato e anche all'umanità, che se ha piacere lo coinvolgo volentieri a quello che mi è stato dato, soprattutto appunto dalla parte artistica. Mi fa piacere essere qui dove abbiamo le nostre barrique, perché mi parlano di storia, mi parlano di papà, della nostra famiglia. Noi adesso siamo conosciuti soprattutto per le nostre bollicine di Pinot Noir. In realtà Carlo Boatti fu scoperto da un certo Luigi Veronelli invece per un rosso d'Oltrepò misto di uve affinato in legno. Si parla di grandi roveri ai tempi, tra l'altro forse anche della famiglia Moratti che ci accomuna in tanti intenti. E quindi ci fa piacere che voi entriate un po' in quello che è veramente il cuore di una famiglia, perché dietro l'etichetta c'è una famiglia. Monsupello è anche un po' una storia d'amore tra Carlo e Carla, 40 anni di unione che ha dato origine anche a due figli, ma che ha esemplificato un'unione anche in quello che è il lavoro, il completamento dell'uomo e della donna. E quindi quando io penso alla Monsupello con Pierangelo, quando pensiamo ai sacrifici nel tempo, pensiamo che ne vale la pena, perché rappresenta il frutto di questo amore che un po' siamo noi e un po' è la nostra Monsupello. Quando si parla di Monsupello non si può non nominare la nostra star, il nostro Pas d'Ausée Nature Pinot Noir al 90% e 10% Chardonnay, che Carlo Boatti apriva in realtà per la sua signora e per gli amici e i pochi fortunati che passavano in azienda nel momento in cui Carlo, il poeta, aveva voglia di farglielo assaggiare. Successivamente Pierangelo ha deciso di metterlo in commercio, e nel momento in cui abbiamo avuto un riconoscimento così importante come The Sparkler of the Year, prima policina d'Italia, tra 25.000 vini e 5.000 produttori,
abbiamo avuto l'ennesima conferma che intanto possiamo solo ringraziare questa terra, questo Pinot Noir, questo cinquesimo parallelo, ma anche ringraziare gli insegnamenti di papà di avere questa filosofia protratta per la qualità e il contenuto che poi viene espresso appunto nei nostri prodotti. Monsupello lavora da anni nella ristorazione, nelle enoteche, nei wine bar e è una delle aziende più affermate oltre poi a livello italiano, ha circa 9.000 clienti e 150 agenti. Noi non facciamo grandi distribuzioni, facciamo solamente locali selezionati, facciamo dagli stellati ai ristoranti, come dicevo prima, le trattorie. Diciamo che il mercato del vino è cambiato negli ultimi 20 anni, perché prima si vendevano molto la Bonarda, la Barbera frizzante, non facciamo i germogli che è un bianco frizzante, adesso tantissimi sono spostati sulle bollicine. E siamo collocati fra le prime 100 aziende italiane, abbiamo vinto per 18 volte, se non erro, il trabicchiere del Gambero Rosso. Su 30.000 spumanti degustati hanno scelto Monsupello Nature come miglior spumante italiano. E abbiamo 54 ettari di proprietà, vinifichiamo uva di circa 100 ettari, facciamo tutto solamente raccolte in cassette, come aveva detto Marco, pressature soffice, mosti fini, molto eleganti, cerchiamo di trattare il mosto senza nessuna filtrazione, non usiamo carbone decolorante, a differenza siamo ispirati allo champagne. Io quando ero piccolino, che avevo 15 anni, mio padre e mia mamma mi avevano mandato sì champagne, che in Borgogna, che a Bordeaux, che in Alsazia. Monsupello fa una gamma molto vasta di vini, facciamo anche i bianchi fermi, facciamo Riesling, Chardonnay, Sauvignon, Pinot Grigio e anche Müller Thurgau, che era un vitigno molto antico in Oltrepò negli anni 60, Riesling rigorosamente renano, facciamo uno Chardonnay barricato senso, Nebbiolo. Abbiamo reimpiantato Nebbiolo, perché mio padre negli anni 60 faceva il Nebbiolo e lo chiamava con una B sola, Nebbiolo. Che dire, l'Oltrepò Pavese è tutto da scoprire. Quando avete voglia di venirci a trovare qui in Torricella Verzate, scoprirete il cuore della Monsupello. Noi siamo qui ad accogliervi.